è fondamentale, sapete perché? Perché aprite tutti gli spazi intervertebrali, sarete liberi di lavorare molto di più con l'addome, rilassando completamente il dorso. E questo è fondamentale per il benessere. E non è una cosa che avviene nell'immediato, eh? Ci vuole pazienza, costanza, respirazione e allenamento. E monia. Dai, un po' lo dico, via. Solo per l'animazione io, non per l'insegnamento. Io per l'animazione. Ok, da qui scendo e andiamo a fare questo lavoro. Apro braccia, gambe, scendo di 30 gradi e torno. Uno, due, tre, quattro, cinque. Vi dovete aprire come una piovra. Sei, vai, sette, otto, ancora e uno, due, le gambe un po' verso di me, tre, quando vi aprite le braccia si aprono, 45 gradi, spingono dietro, ok, spingono completamente dietro, mentre le gambe scendono avanti di 30 gradi, andiamo abbastanza veloci perché l'apertura è piccola, ma andiamo a stimolare bene l'addome, cinque, 6, 7, 8, ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e stop. Spingo dietro ancora, allungo. E scendo, allunghiamo completamente, mani dietro la nuca. Ci solleviamo, andiamo a spingere la parte alta del retto addominale sulla parte bassa e piego, torno, alterno, piego, torno e su. Uno, su. Due, su. Io sono di un lato, tre, su. 4, su, 5, su, 6, su, 7, su, 8, per favore la gamba tesa, l'anca in leggera extra rotazione, tesa la voglia, più tesa possibile, le mani dietro la nuca, siete sollevati, avvicinate la parte alta del retto addominale alla parte più bassa, siete sollevati, non siete sdraiati, sollevati, le mani sotto la nuca, su, smettetela di pensare che il Pilates sia rilassamento. Ho appena postato un video. Vediamo, uno, se trovate delle analogie, che devono esserci perché il metodo è uno solo, e due, immaginatevi di fare solo quel genere di allenamento, abbassa e avanza. Ve ne faccio vedere un pezzetto di quello che vedrete. Ok, rimango su, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo. Così vedete anche la cavità che è il reformer. 5, 6, 7, 8. Allora, solo la gamba destra, scendo, chiudo, scendo, chiudo. Tutte e due le mani dietro la nuca. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, dietro, allungo. Scendo piano.
teniamo una gara. Io vi ho detto di piegare le gambe, eh? La sequenza non è a caso, eh? Forza, vai. Apro, chiudo. 8, 7, allungo, allungo. Guarda, le mie gambe sono aperte a 90 gradi. 6, 5, e giro. 4, 3. E stop, allungo. Lentamente, 1, 2, 3, 4. Tengo e scendo. 5, 6, 7, 8. Avanti. 1, 2, 3, 4. Tengo. Scendo. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, tengo, scendo, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, fermi qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop, scendo, allungo. Mani dietro la nuca, tendo le gambe, allora stringo bene gli addominali, incrocio, 1, 2, 3, 4, avanti, avanti, verso di me, 5, veloce, veloce, controllo, controllo, veloce, 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 inspiro, espiro, inspiro, espiro, tese le gambe, verso di me, verso di me, verso di me, scendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, inspiro, espiro, inspiro, espiro, 5, 6, 7 e stop, appoggio la nuca, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, allungo dietro. Adesso dobbiamo, attraverso la contenzione dell'addome, arrivare a fare questo. Scendo, ok, su, giù, su, 8, 7, solo così addominali, via le mani, 6, 5, 4, inspiro, espiro, 3, 2, 1, ancora, e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fermi giù. E il lavoro adesso è con le braccia sollevate, questo, e apro, chiudo, e apro, chiudo, guardatemi, voi per non fare fatica fate questo. No, allora, apro per favore, per stimolare bene l'addome andiamo ad aprire le braccia e ci chiudiamo. Appoggio, poi apro, inspiro e chiudo. Apro, inspiro e chiudo. 8, chiudo. 7,
6, 5, prima mi sollevo e poi prendo le gambe, 4, 3, 2, 1, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mi sollevo, tengo le gambe con tutte e due le manine, stringo gli addominali, apro, chiudo, apro, chiudo. Se stringete bene gli addome, non potete sentire male il collo, ma per sicurezza, siccome io di voi non mi fido, scendo, tengo la mano dietro la nuca, tiro, allungo, apro. Qui dovete fare in modo che ci siano delle fibre capaci di contenere tutto il corpo in un posto solo. Ok? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, nove, otto, sette, tiro, tiro, sei, vai, cinque, quattro, tre, due, uno, ancora, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, ancora, uno, adesso mi dici cosa ti sei fumato tu, due, tre, quattro, ah, 5, no, spunti il volo, spunto di boccio al volo, 5, 4, 3, 2, 1, continuo con la testa a terra, continuo in questo modo, siccome vedo che avete ingranato, 1, 2, 3, 4, 5, vedete come aumenta la flessibilità, la forza, il contenimento, la capacità di poter strutturare un lavoro stretch appositamente. Quanto riuscite a controllare il vostro corpo e quanto riuscite a ripetere gli esercizi aumentando la capacità e l'aumento di alcune tipo escursioni, di alcune lunghezze. Qualcuno di voi 5 minuti fa non riusciva a prendersi l'avampiede, guardate adesso. 5, 4, 3, 2, 1, tenete solo una gamba. Allora, vedete che questa posizione, che è quella giusta, vi comporta l'apertura delle spalle, ok? L'addome contratto, io vi faccio ancora tenere, in maniera tale che da qui voi riusciate ad appoggiare. Quindi cambio, ci solleviamo, tengo la posizione. Scendo, cambio, tengo la posizione, tese le gambe, scendo, forza, tengo, io vi conosco, so cosa vi fa bene, scendo e su, scendo e su. Scendo e su, prendo gli avampiedi, rilasso la nuca e appoggio. Rilasso e respiro. Qualche secondo adesso vi do, eh?
Ok. Appoggio. Rilasso la nuca, la testa, il collo, le spalle. Ancora versione. Sollevo la zona lombare, inspiro. Appoggio, espiro, recuperiamo un attimo, sollevo, inspiro, appoggio, espiro, sollevo, inspiro, appoggio, espiro, sollevo, inspiro, appoggio e stop. Ok, ci giriamo in quadrupedia. Durante la lezione precedente io spesso faccio un esercizio che secondo me è veramente non risulta, che prendo direttamente dal metodo Pilates. Le mani sotto le spalle, in leggera extralotazione, i piedi puntati. Questo, con l'addome contratto, è un modo per lavorare su tutto il corpo. Forza, sollevate qualche centimetro, qualche centimetro. E andiamo a lavorare sull'allungamento, oltre che sul potenziamento. Qui è chiarissimo il lavoro, eh? Allora, l'avampiede e le dita dei piedi spingono a terra. Qualunque cosa voi abbiate, appoggiate un attimo le ginocchia, guarda a me. Qualunque cosa voi abbiate, interrotazione, scoliosi, cifosi, cose, eccetera, il lavoro che io vi propongo è un lavoro che è su una fascia eterogenea di medio-basso livello. Quindi io cerco di fare dei lavori che riusciate a fare tutti in maniera corretta, anche se rimangono di un livello basso, come quando si impara a ballare, no? Se non sapete le quattro cose di base, purtroppo non si costruisce niente. Alcuni di voi sono molto bravi, devo dire la verità, pochi. Altri non riconoscono nemmeno un gesto del loro corpo che sia o no in concomitanza con il loro respiro. Per cui fate quello che riuscite, ma soprattutto, anche se io sono completamente rincoglionita, sbaglio a parlare, mi muovo male in questo momento, eccetera, cercate di fare il meglio, ok? Allora, provo a farvelo vedere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, riprendo uno yoga, allungo bene dietro, torno e non appoggio. Sollevo, allungo, torno e su. Sollevo, allungo, torno e su. Sollevo, allungo, torno. Allora, ovviamente all'interno di questo metodo le cose che continuate a lavorare mentre vi parlo, le cose che vi servono sono l'allungamento completo, ma soprattutto la fase in cui le ginocchia arrivano quasi a terra, perché è la fase in cui voi sentite la cintura di forza. In quel momento la zona lombare non dovete mollarla, dovete stringere i glutei, stringere gli addominali, inspirare profondamente. Io direi che dovete inspirare profondamente quando scendete, per una legge biomeccanica molto chiara: se le gambe non sono divaricate non state in piedi, eh? Quindi divaricate le giornate, brava, ok. Ok, facciamo 4 tempi di sollevamento, 4 tempi di contenimento. 4 e 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e stop. Appoggio, rilasso. Il grande merito di questo metodo è che voi imparate a muovervi come se non faceste fatica. Quando, a differenza di moltissimi altri allenamenti, si crea intrinsecamente al vostro apparato muscolare talmente tanta forza che quando uno vi vede dall'esterno, voi pensate che io faccio fatica quando mi alleno? Sinceramente. Dall'esterno si vede, praticamente non si vede nulla. È come quando, se voi vi allenate per correre a 120 battiti per 2 ore, questo è un esempio che faccio spesso, no? Voi arrivate a 120-130 e correte. Ma se io vi alleno per diventare forti a 180 battiti,
Se uno è forte a 180, 120 se li mangia. Chiaro? Questo è il concetto. Sollevo, esso, e rimango giù. Adesso proviamo, quando ci solleviamo, a sollevare leggermente la gamba destra, piegarla, tornare sinistra, senza scuotere il bacino, appoggio, scendo, sollevo, e uno, appoggio, due, appoggio, scendo, sollevo, e uno, appoggio, due, appoggio, scendo, sollevo, e uno, appoggio, due, appoggio, scendo e stop, allungo, rilasso, respiro, tiro bene le braccia avanti. Io non transigo sul Pilates. E ripeto, ah, ecco una cosa, qualcuno mi ha scritto, ha avuto il coraggio di scrivermi, che praticamente utilizzando alcuni strumenti l'ABC del metodo Pilates si rivoluziona o comunque cose di questo genere. Allora, giusto perché per far capire alla gente che io non sono proprio l'ultima stupida, la faccio la scema, ma ho attaccato qui fuori un articolo direttamente preso dalla Gazzetta dello Sport. Ok, io non sapevo di essere coinvolta in questa cosa. Lì fuori c'è la valenza del body butterfly, che è il mio copyright. Scritto fuori, utilizzare uno strumento per aumentare la potenza di un metodo di 100 anni fa non significa stravolgerlo. Chiaro, se io uso, scusate, come utilizzare la fitwell, no? Mi sollevo fianco destro. Come utilizzare la fitball, oppure come utilizzare alcuni strumenti come le fasce elastiche per aumentare l'efficacia del workout a corpo libero. 100 anni fa non c'era il butterfly o la flexibar, eppure è avvalorato il fatto che viene utilizzato addirittura in alcune posizioni yoga per aumentarne l'efficacia e soprattutto per cadenzare il respiro. Ok? Scendo. Appoggio, siamo tutti bene aperti, sollevo il braccio sinistro. Allora, la gamba adesso la voglio lungo la linea del tronco, ok? Sollevo e scendo. Allungo e scendo. Allungo, quando allunghiamo, tiriamo le dita del piede verso la vostra fascia, quindi flessione dorsale, quando scende intraruotiamo lungo la linea del tronco, ok? E uno, giù, due, giù, tre, giù, quattro, giù, cinque, giù, sei, giù, sette, giù, prenditi l'alluce, fermati qui, stendi la gamba, stendila, ok, adesso guarda me, allora scendo piano, tengo bene aperta questa, quindi sono come sulla spalla d'appoggio, diciamo, prendo il polpaccio, tiro il collo del piede. Ok, e facciamo questo. Uno, due, tre, quattro, giù la testa, cinque, sei, sette, otto, ancora. Uno, due, tre, quattro, tesa, cinque, sei, sette, 8, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Stop, prendo il ginocchio e lo porto al petto, rilassando la nuca ovviamente, potete girarvi, ok? Possiamo girarci dall'altra parte, sul fianco opposto. Quando uscite di qua stasera, allora sicuramente la prima cosa che dovete avere sotto mano, sotto il vostro controllo, è l'apertura sotto la base del bacino, ok? Oltre che un'ulteriore flessibilità. Ci siamo? Allora, tiro, intraruoto, uno, su, due, su, tre, prendetelo il piede, stirate la gamba, tira, e torno, su, quattro, e torno. Quando inspirate, bravo, e vabbè, ma se risponde lui non vale però. Niente, perché? 4, su, 5, su, non ho nemmeno sentito quello che hai detto. 5, su, 6, su, 7, su, 8, proviamo a farlo veloce. Vai, e 1, su. 2, su, 3, 4, 5, 6, controllato, 7, 8, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop. Fermi su, vi girate piano, prendete il polpaccio, lo facciamo veloce anche da qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 1, contengo bene, anche se il ginocchio sinistro aperto, 2, 3, sì, 4, giù la testa, 5, giù la testa, ti tiro qualcosa, 5, 6, 7, 8, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e stop, vi girate, prendete il ginocchio e lo portate al petto. Allora, l'intensità dello sforzo stasera è stato molto poco, però il livello è differente. Carino, però senza il tappeto elastico proprio non è la stessa cosa. La prossima volta facciamo così, venerdì facciamo lo stesso genere di lavoro di stasera, però col tappetino rosso. Come no? Cioè, come se potesse decidere voi. Seduti? Come no? Allora, festazzo spumante, venerdì, Maria, che ti sei buttata di dietro. Ho visto, brava. Complimenti. Lo porti tu lo spumante? Fronte, ginocchio, destro. Ti era mai successo? No? Quindi spumante e mi esci anche 50 euro? Vero? A te e a tua sorella. Sollevo e inspiro sulle braccia e andiamo dall'altra parte. Dai, esci me ne sento.
o 50 o 100, dipende dalla mancia. Torno al centro, guardo avanti, inspiro. Ok, portiamo avanti solo il collo del piede destro, inspiro, apro bene le spalle, guardo in alto, inspiro forte e giro le spalle e 1, 2, 3 e 4, sovrapponiamo l'altro, giro le spalle, 1, 2, 3 e 4, rilasso le braccia, spingo avanti e 1, 2, 3 e 4, sollevo le spalle, 1, 2, che ti sei mangiata tu? 3, sei andata come un treno stasera, sì, 5, 6, 7 e stop. Allora, diciamo che ho utilizzato questi esercizi con una tempistica più veloce, senza una particolare attenzione, diciamo, alla profondità del respiro e alla contrazione addominale. Volevo solo farvi vedere l'effetto a livello di flessibilità con la velocità, perché ho voluto, diciamo, un po' riprendere alcune cose che rifaremo venerdì. Ok? Grazie, buona serata. Che carini, applauso. Adesso se rimetto queste calze. Che schifo, aiuto, mi cresce qualcosa addosso. Grazie, ciao. Ciao, grazie. Ciao, Svarti.